Ciao amici, ciao amiche, yeah! Super yeah, doppio yeah, triplo yeah! Divento papà! No, quello no, mi dispiace ragazzi, arrivederci. Ah no, ok, buongiorno, ciao amici, ciao amiche! Ben ritrovati nel nuovo video, i miei regali del mio sesto compleanno! Allora, iniziamo con il dire che i miei genitori mi hanno fatto la busta, mia suocera mi ha fatto la busta e anche la cassiera della Selunga mi ha fatto la busta. Amore, non perdere tempo incazzate, Ma adesso non perdiamo in tempo alle ciance e alle bande e andiamo subito ai regali materiali che mi ha fatto mia moglie. Bene, come primo regalo bellissimissimo abbiamo questo mega giubbotto della Chicago Bulls con tutte le scritte Chicago Bulls, bellissimo. Ho dovuto prendere la 2XL perché non c'era la 3XL, perché altrimenti prendevo la 4XL, perché a me piace portarli un po' larghi i giubbotti. Guardate che bello, qui ha proprio lo stemma del toro in gomma, vedete la faccia del toro, il suo nasino e anche le corna, o vogliamo di trincia, che quando stavi con Giuseppe l'hai tradito col suo migliore amico? Ma lì non è fattore di corna, perché se tu prendi l'odore dalle corna, lui si mette a scalciare, si mette a correre. No, non me ne importa niente, caro. Adesso la deve far finita di cazzate su tutti e tutto. Ma che è l'unica che viene sempre messa di mezzo? È la dama nera? Gli altri fanno i fatti e io ho la nomina. Ma che non ascoltare, quella è la caterina. Quella che dice lei non è valida. Ah, no, e mo basta però. Sempre con sta caterina. Mo te la butto quella bambola. Basta. Ma che mi stai guardando male, calò? Me coglioni. Ah no, scusa, era il terzo occhio. Quanto sei stronzo. Effettivamente, io penso che Davide, come tutti, sia un essere pensante a volte e abbia comunque, effettivamente, se mi permetti Davide, delle ragioni molto, molto profonde e nascoste soprattutto. Ti pare? Vi pare, ragazzi? Mamma, lascia in pace Davide! Senti, Chiara, questa è la mia serata, vedi di non rompere i maroni, va bene? No, mangiare, dai però, siamo in live. Ma non lo so quello, amore, dovrei venire di lì, ma siamo qui per sentire. No, io ne posso fare. Ma che te puoi mettere a fare video mezza nuda? Adrincia, ma che te credi di essere? No, io ne posso fare, caro. Si sente il ronzio? Ma trincia! Ma che te stai a riferire al ronzio del cervello di tuo marito? Sì, ma io voglio capire, sto coso qua, allora, questo serve per alzare, a parte che con il mio si vede appannato. Caro, può venire un attimo? Ehi, tontolo, sta a dire che c'ha il telefono appannato. Sì, allora, la tecnica dell'appannaggio... No, ma ascoltami. Quella è l'urdia. La tecnica dell'appannaggio delle tecnologie, degli device e Bluetooth device, vuol dire che stanno... No, invece il mio si vede benissimo. Non so perché. Il mio telefono mi sa che è partito. Sì, un po' meglio, però fa un po' cagare. Ma come? Ma io lo capisco. Ma io dico, no? Ma tu lo sai quante famiglie quest'anno non riusciranno a regalare un telefono ai propri figli e tu mi vieni a dire che le riprese e l'audio fanno schifo? Ma non te vai schifo? Ma non c'è nessuno? Ninja. Ma siamo dal vivo almeno? Qua mi dice di sì? Oh, vedi, da questo si capisce che tu non ne capisci un cazzo di YouTube. Perché se tu ricevessi le email automatiche come la sottoscritta da YouTube, sapresti come funziona una live, una diretta, uno show. Ah, ecco, adesso ho visto che ci sono due persone, però non scrivono. Cosa stai facendo? Aspetta che alzo il volume.
Io non la posso fare, calò. Cioè, questo sta cercando di alzare il volume, non ci riesce. E chi è il motivo per chi non prende l'iPhone? E costano troppo. È perché, non è perché costano troppo, diciamo la verità. È perché non c'è GDPC. Ma che niente, niente. Dietro alla Apple c'è sta la trincia, mo. Ciao Barbara. Ma si sente questo rumore adesso? Ciao. Ma mi senti? Sì. Questo rumore... Cioè, questi stanno dentro la stessa casa e se stanno a parlare in live... Ma fatemi capire. Trincia, ma tu non stai bene. E ancora meno di te, quel tontolo di tuo marito che ti accompagna in queste cose. Anna, ci ha già andato un cliente. Ci vediamo domani, ciao. Senti? No. Non si sente più? Se parlo io sentite qualche ronzio per caso? No. No, si vede che avendo spento e acceso il telefono è sparito, non so. Comunque ci beccate i Dalimbertis live. I Dalimbertis live. Trincia, ma chi te credi di essere? Ma chi te credi di essere? Ma fatemi capire. Ma tu non stai bene. Grazie Sasha per avermi donato. Grazie Calogero per avermi donato. O cuore sacro della trincia. O cuore sacro della trincia. Frcalò, frcalò. Amma fa YouTube e facimmo lo schifo. Grazie Anna per avermi donato. Grazie Sasha per avermi donato. O cuore sacro delle bacche. O cuore sacro delle bacche. Froce buttane, froce buttane, froce buttane, froce buttane. Hanno mandato come inviata questo qui dietro un green screen per simulare che sono a casa, ma in realtà non sono a casa. Adesso vi porterò fuori e vi farò vedere le stalattiti, quei ghiacci che scendono giù a forma di uccello. E praticamente qua siamo a meno 80 gradi Fahrenheit. E niente, vi starete chiedendo: ma cosa ci fai tu lì? Io sono in missione, perché per il freddo che c'è io devo riscaldare il tutto. E con il mio brio, il mio estro, le mie scurange, io riuscirò a sovrastare questa marcia polare, ecco. Allora, comunque, tornando alle cose serie, avete presente che avevo il piumone di Marilyn? Ecco, gliel'ho regalato a mia mamma, che poi ho regalato a mia mamma. Cioè, ha semplicemente cambiato stanza, è sempre nella stessa casa, è perché il suo si era tutto rovinato. Chiara, non è colpa mia se non insegna le gatte dove fare la cacca. Mamma, vabbè, mia mamma sta cercando di rovinarmi la live, come al solito. Ma perché devi sempre fare così? Senti, fai conto che io non abbia detto niente, basta. E se deve essere così, chiudiamo tutto. Ma almeno ti è piaciuto il piumone? Ma io non ho alcun piumone di Marilyn Monroe, Chiara. Come no? Sì, è quello che c'è sul letto. Tu l'hai messo dalla parte delle rose. Se tu lo giri, dall'altra parte c'è Marilyn Monroe. È di Marilyn Monroe quello. Ma come Marilyn Monroe? Io pensavo fosse Cassandra. Ma dai, mammata! Ma non lo sapevi? Te l'ho anche detto che era di Marilyn Monroe. No, grazie. Queste cose da terroni le lascio a te. Io preferisco un bel letto vabbè, di rose. Vabbè. E comunque, per avere un nuovo piumone, cosa ho fatto? Ho chiamato Primark. Gli ho detto, buongiorno, ma per caso avete ancora i piumoni del Grinch? E questo commesso mi risponde, non lo so, deve venire a guardare. E gli ho detto, ma sì, mi scusi, ma se io vengo a vuoto, cioè io non mi faccio tutti questi chilometri a vuoto, io non scendo le scale a piedi, a vuoto! E lui mi fa, e gli ho detto, ma scusi, ma non può gentilmente andare in quel reparto e guardare? Sono informazioni che non diamo per telefono. E io volevo pure chiederti di spedirmelo. Ma cioè, ma ci rendiamo conto di che gente lavora alla Primark? Cioè uno chiama e tu non puoi neanche muovere quel culo per andare in reparto e dirmi se c'è un piumone? Ma come ragioni? Ma mo un commesso se deve fare tutto il negozio perché tu lo chiami? Ma poi pure sta cosa di chiamata Primark, ma perché non ce vai? Tanto tuo marito usa sempre il navigatore, no? Calogero, in 94 anni che vive a Soriano, non ha mai usato il navigatore.
Vabbè che faceva poca strada, da casa all'MD e dall'MD a casa. Che mo esce giusto per comprare birre e torna subito a casa. Quanto sei stronzo, calò. Ma che mi stai a guardare male? Ma tu non ti devi preoccupare, la funzione degli spiriti è che se non ci sta Gattorino qui non si può parlare con gli spiriti. Abbassate questa musica. Niam.